Ciao, benvenuta alla lezione di Pilates Soft con il cerchietto. Ti ricordo che queste lezioni sono un po' il passaggio fra il livello di Pilates Soft e il Pilates dinamico, perché cominciamo anche, soprattutto grazie al cerchietto, a caricare anche un pochino di più i muscoli. Ok, quindi rinforzare la parte muscolare più o meno sugli esercizi della tecnica base del Matwork con qualche idea magari in più. Ok, mettiamoci quindi a terra, sdraiati sulla schiena, teniamo in prossimità proprio vicino il nostro cerchietto, ma non lo usiamo proprio nell'immediato perché prima c'è il piazzamento della schiena a terra. Come sapete, è fondamentale mettere bene le ossa per far lavorare bene i muscoli. Metti bene il sacro in appoggio, il centro della schiena, verifica di avere un filino d'aria, in realtà può anche non passare la mano, però la sensazione scheletrica di essere leggermente inarcati nel tratto lombare c'è. Un'altra sensazione utile è che il bacino non subisca, per esempio, la spinta dei piedi, per cui se io spingo con i piedi, vedi che se non ci penso il bacino rulla verso la posizione di imprint o di retroversione. Quindi i piedi sono solo appoggiati e non esercito alcuna spinta, ok? Scusatemi. E ho un'altra sensazione utile, è quella di spingere leggermente in avanti i glutei, cioè in questa direzione che vi sto indicando con i miei indici, ok? Di là. Ok, quindi questo filino d'aria è in vicinanza del bacino più che della gabbia toracica, che al contrario infatti cerca di appoggiarsi con il centro della schiena. Un'altra sensazione utile è quella di schiacciare giù lo sterno, ovviamente è solo poca roba perché se schiaccio giù tutto lo sterno poi si aumenta. Dico diverse indicazioni, diverse sensazioni perché ciascuno a volte, tra virgolette, capisce, didatticamente scatta la correzione con frasi differenti. Quindi risaliamo e appoggiamo la parte posteriore della testa e sentiamo i tre appoggi portanti, quindi sacro, centro schiena, parte posteriore della testa, due fili d'aria sotto alla schiena, uno sottile sotto alla lombare e uno più abbondante sotto alla cervicale. Vai già a cambiare la posizione del tratto cervicale mettendoti con il mento verso la gola e la nuca in autoallungamento. Ti ricordo il nome di questa posizione corretto, il nome corretto è retropulsione del mento, a volte è detto semplicemente doppio mento, ma non è proprio completo e preciso il termine, ok? Da qui, dalla retropulsione del mento, penso che mi allungo continuamente la schiena, quindi penso di andare sempre più lontano con l'attaccatura della nuca, quindi dei capelli, scusa. Infatti questa posizione del mento favorisce l'autoallungamento della schiena. Molto bene. Ora mettiamo il nostro cerchietto tra le ginocchia e scaldiamo i motori, la powerhouse insieme al nostro cerchietto. Inspiriamo espandendo bene. Ah, scusatemi le spalle, non abbiamo riscaldato le spalle, importantissima sede anch'essa di Powerhouse, secondaria ma non meno importante. Solleva bene le spalle alle orecchie, nel fuori l'aria le allungo in giù. Penso di andare a toccare i talloni con la punta delle mani. Inspiro su, espiro allungo. Inspiro, sollevo, espiro allungo. Perché dico powerhouse? Perché diciamo powerhouse delle scapole, a maggior ragione con il cerchietto, perché quando andiamo a muovere, per esempio quando avremo in mano il cerchietto eccetera, dalla stabilizzazione della scapola nasce un buon utilizzo, una buona espressione di forza a livello degli arti superiori. Così come quando attiviamo la nostra powerhouse inferiore abbiamo un'ottima manifestazione ed espressione di forza fino ai piedi, ok? Qualunque si vada a essere poi il movimento dell'arto superiore o inferiore. Quindi prepariamo le braccia in alto, pensa di toccare il soffitto con la punta delle dita e nel fuori l'aria le avvicini. Andiamo proprio a sciogliere l'articolazione della scapola che in realtà scivola sulla gabbia toracica. Ancora una volta, voilà, E adesso disegna degli ampi cerchi con le braccia, 1, 2, questo serve proprio per riscaldare la testa dell'omero all'interno della cavità articolare scapolare stessa. E quindi abbiamo riscaldato bene le nostre scapole. Me le allunghi bene, allunghi le braccia come per toccare bene i talloni, lascia le braccia proprio vicino al corpo, rimetti a posto bene l'asse della schiena, i punti di appoggio, inspira ed espandi bene bene tanto la gabbia toracica come se fossi Hulk che tira la maglietta con le costole, giusto? Mentre il torace resta apertissimo, attivati nel pavimento pelvico, nell'ombelico alla colonna, soffia fuori l'aria, risucchia in su, ti ricordi la zip del pantalone da chiudere, ok? Mentre fai questo, pensa di avvicinare le ossa degli ischi, che sono le ossa sulle quali ci sediamo, i femori, e quindi arrivo a stritolare il cerchietto stringendolo alle ginocchia e piano apro, inspiro. Tutto ciò, ragazzi, senza perdere la posizione della schiena. Vai fuori l'aria, attivazione profonda della powerhouse, pensa alle ossa, avvicino gli ischi, femore, arrivo a stringere forte il cerchietto. Il concetto ormai è chiaro, è stabilizzo prima il centro e quindi una frazione di secondo dopo arrivo a stringere il cerchio. Non mi butto sostanzialmente a bomba ecco, sul cerchietto, stringendolo con le ginocchia. Inspirone. E fuori l'aria, mi attivo nella powerhouse, sento che risucchio in su, pavimento pelvico, ombelico, mantengo bene il neutro, stringo, grazie all'avvicinamento delle ossa e voilà. Ancora uno insieme, ragazzi, forza, fuori l'aria, chiudo, ora mantengo la massima chiusura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fammi 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riposo. Prendo il cerchietto in mano. Tenete le mani aperte a paletta sulle impugnature del cerchietto stesso, unite le gambe e le ginocchia, stabilizza bene la posizione neutra di nuovo, mento giù. Inspira, espandi la gabbia toracica, attivati nella powerhouse inferiore, quindi pavimento pelvico, approfondimento, poi pensa di avvicinare tra di loro così tanto le scapole dietro la schiena, come vi dicevo prima, powerhouse superiore, che arrivo a, cioè, ad avvicinare le braccia, ad avvicinare le mani e quindi a stringere il cerchio. Di poco, lo so, però il concetto è: stabilizzo i due centri, inferiore, superiore delle scapole, e arrivo ad esercitare una forza sul cerchietto. Inspira e fuori. Attivati con le due powerhouse, senti solido il tronco, la box e apro piano, inspiro. Ancora. Fuori l'aria, 2, in tutto ciò mi allungo attraverso il collo, quindi retropulsione del mento, apro piano, inspiro, fuori l'aria, 3, resta, stringi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, faccio 10 bounce dalle scapole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riposo. Riposo finito. Entro con i piedi, con le gambe all'interno del cerchietto e lo posiziono all'esterno delle ginocchia. Braccia molto vicine al corpo. Ragazzi, ora inspirando apro più che posso il mio cerchietto, senza perdere la posizione neutra della schiena, apro. Se butti l'occhio al tuo cerchietto non è più un cerchietto ma è un ovalone, ok? Inspiro, apro, espando la gabbia toracica, quindi devo avere proprio l'impressione della massima apertura del cerchietto, massima apertura del torace, ok? Nel fuori l'aria attivati nel pavimento pelvico e nell'approfondimento della colonna, cerca di resistere con il torace aperto e con il cerchietto aperto, fuori, 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 mentre risucchi in su, Quindi c'è questa duplice opposizione, giusto? Torace largo, cerchietto largo, nel centro del corpo lavoro dal basso verso l'alto con il restringimento della mia powerhouse a livello del girovita. Vai, inspirone, apro, senti l'apertura e fuori l'aria, scava, 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 tira in su. Pavimento pelvico, powerhouse, allungamento della colonna e solo sul finire lascio un po'. Ultimo. Apro e fuori, 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 fuori. Molto bene. Ora prova ad aprire con il massimo della forza e tieni 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riposo, prendo il cerchietto, lo sfilo dalle gambe, fantastico, prova ad entrare con il dorso delle mani all'interno del cerchietto, di nuovo sopra l'area del petto, inspira, apri forte il cerchio, mentre espandi tanto la tua gabbia toracica e nel fuori l'aria cerca di mantenere aperto il torace, aperto il cerchietto mentre lavori con la powerhouse inferiore, quindi pavimento pelvico, approfondimento, risucchio in su, autoallungamento della colonna, giro vita sempre più raccolto e sottile. Inspiro, lascio e di nuovo inspiro, apro. E resisti, 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 resisti e lascio. Un respiro di pausa prima dell'ultima ripetizione. Vai, apro. Prova a rimanere con il cerchietto aperto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10 volte bounce, pensa di aprirlo dall'allontanamento quasi delle spalle, 1, 2, 3, delle scapole delle spalle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riposo, molto bene, riposo finito, cerchietto tra le ginocchia, ok, piedi quasi uniti, stringi moderatamente il cerchietto, ma fammi 100 con le braccia, 5 movimenti inspiro, 5 movimenti stritolo il cerchio, ok? Mentre in autoallungamento, cioè retropulsione, autoallungamento della colonna, centro schiena giù, enfasi sulla powerhouse ragazzi, oltre che sul cerchietto che è una sorta di riflesso, anche se poi brucia e chiamano riflesso, nell'interno delle cosce. Forza, braccia in 100, inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, stritola di più nel fuori l'aria e... apro un po' e fuori, 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 fuori. Muovi con vigore le braccia. Vai. Senti che è un massaggio per gli organi interni questo lavoro di powerhouse. E fuori, 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 fuori e ancora. Ancora uno, voilà, prendo il cerchietto, oh, sento l'interno delle cosce, giro il cerchio e prendo con 2 mani una impugnatura, con l'altra mano il piede destro, la gamba sinistra si stende con il piede flex, inspira, sollevati con la testa e con le spalle, metti pari pari le anche, butta bene fuori l'aria qui, inspirando sali, realizza la V, schiena bella diritta, tira la punta verso di te, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, morbida la discesa, arrotondo bene la schiena, cambio, Gamba sinistra, piede sinistro in presa, gamba destra giù, voilà, inspira, fuori l'aria, sollevati con la testa e con le spalle, resta qui, metti pari pari le anche. Di solito il gluteo, in questo caso sinistro, quello della gamba di sopra che va spinto un po' in avanti. Ora inspirando su, realizza bene lo stretching a V, tira la punta verso di te, attenzione la schiena è diritta, non insaccata così. Tengo 1, 2, 3, bene la punta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fletto il ginocchio, mi appendo proprio letteralmente qui, sì, voglio che ti distendi bene la schiena, tutti e due i piedi, sollevati un po' con testa e spalle, sali inspirando, realizza la V, allungati con la schiena, non essere insaccato, 1, 2, 3, 4, 5, tira le punte dei piedi verso di te, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entra con i piedi e le gambe all'interno del cerchietto e posiziona il cerchietto all'esterno delle ginocchia. Tieni bene separati anche i piedi, diciamo quanto circa le ginocchia, appoggia le mani dietro la schiena, orienti le dita non esattamente in avanti, appena appena fuori, ok? Da questa posizione, aprendo con forza il cerchio, sollevi bene il bacino. 1, cerca di raggiungere la posizione della tavola orizzontale e ritorno. Sistema le mani come ritieni meglio per i tuoi polsi. La schiena si comporta come un unico elemento, no? Vedi il segmento femore, segmento tronco, si muovono fino all'allineamento. Stringo bene i glutei, ovviamente, apro bene con l'esterno delle cosce e ancora con i glutei il cerchietto. E scendo, ancora, metti a posto se il cerchietto si sposta un po', sollevo, apro, 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 e scendo di nuovo. Giro vita, giro vita, giro vita. Apro di più il cerchio quando vado su, ovviamente non mollo del tutto quando scendo. Giro vita, giro vita, giro vita. Ancora 2. Ultimo. Voilà, molto bene, toglio le mani, scendi con controllo, esci con i piedi dal cerchio, tieni con 2 mani il cerchietto, con il piede destro vado all'impugnatura opposta, distesa l'altra gamba, tengo un po' ancora un po' di stretching, con il piede possibilmente a martello, tesa la gamba là dove riesce anche prima della verticale. Tiro, 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 voilà, prova a staccare, giro il cerchietto e lo tengo in mano, piccoli leg circles della gamba destra, 1, stringo il cerchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scapole forti, 8, 9, 10, fletto la gamba e la stendo a terra, fletto la sinistra, la preparo per lo stretching, gira il cerchio, prendi la punta del piede, tira verso di te, 1, 2, 3, 4, 5, mento abbassato, pareggia le anche, 4, 3, tira, tira, 2, 1, fantastico, gira il cerchio, lo tieni in mano, piede a punta della gamba sinistra, piccoli cerchi dall'anca sinistra, mentre stritolo il cerchio con le braccia dalle scapole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, molto bene ragazzi. Mettiamo il cerchietto, lo giriamo, ci aiuterà a sollevare il corpo, fantastico. Metto il cerchietto questa volta fra le ginocchia e ripeto il sollevamento in una sorta di quadrupedia reverse, ok? Quadrupedia opposta rispetto al solito. Abbiamo il cerchietto fra le ginocchia. L'esercizio di prima, ragazzi, inspirando raggiungo l'effetto tavola, allineo femori e tronco, stringo bene il cerchietto e scendo. Ancora, inspiro su, espiro giù, ancora. Bene, fino all'allineamento, ancora due. Fai l'ultimo. Fantastico. Un passo in avanti dei glutei verso i talloni. Prendo in mano il cerchietto, stacca da terra i piedi, ritrova l'equilibrio sui glutei. Stira, allontana più che puoi in avanti il cerchio, più che puoi, chiusa come una pallina, dondola sulla schiena e ritorna compatta. Vai, femori al petto. Petto i femori nel ritorno, dondolo e su, dondolo e lontano il cerchio, vai, dondolo, lontano il cerchio, voilà! Mi sdraio, in realtà io resterò qui in avanti per avere spazio per distendere le braccia oltre la testa, ginocchia al petto, osso sacro ben piantato, schiena aderente a terra. Cerca di creare la massima distanza possibile fra cerchietto e femori, sia perché allunghi le braccia, sia perché tiri più che puoi le ginocchia al petto. Al tempo stesso scavo il più possibile l'addome. Inspiro, apro a squadra il corpo, fuori l'aria dalle powerhouse faccio tornare gambe e braccia. Quindi avete presente il lavoro che abbiamo fatto prima di attivazione del pavimento pelvico, l'approfondimento, l'avvicinamento delle scapole che ritraggono proprio le braccia in posizione iniziale. Vai, inspirone, apro e fuori l'aria approfondisco, creo spazio fra cerchietto e tibie e mi allungo attraverso il collo. Inspiro, apro e fuori, 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 fuori. Inspiro, apro e fuori, 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 fuori. Inspiro, apro e fuori, 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 fuori. Ultimo. Inspiro, apro e stabilizzo. Stabilizzo bene le scapole, fantastico. Single leg stretch con le gambe sotto al cerchio. Pensa di portare il cerchietto sempre più lontano dalle gambe. Uno, due, ogni volta che il femore, diciamo un ginocchio al petto, do una strizzata al cerchio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, stringo il cerchio dall'avvicinamento delle scapole e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riposo. Io lombrico un poco in su e preparo il cerchietto sulla verticale a terra sul lato destro, quindi la mano destra posizionata a paletta sopra, fletti bene le ginocchia, lasciale unite, un po' formano come la coda di una sirena, vanno entrambe a sinistra mentre schiaccio bene il cerchietto a terra sulla verticale. Inspirando eseguo questo bel twist, nel fuori l'aria torno dal girovita. Ancora ovviamente lo stesso lato, vai. Grande respirazione e fuori l'aria, ritorno, ritorno, ritorno. E pensa che nel ritorno le gambe siano pesantissime, quasi prive di vita, ed è il giro vita che le fa tornare. Ancora. Vai. Pavimento pelvico, approfondimento, giro vita intenso, lavoro nel giro vita, ancora uno così, forza. Molto bene, dall'altra parte ragazze, braccia, braccio sinistro e mano sinistra sul cerchietto, lato sinistro del corpo, quindi le gambe vanno a destra, dal lato opposto rispetto al cerchio. Inspira, espandi bene la gabbia toracica, stringi il cerchietto, pavimento pelvico, approfondimento, powerhouse in un nome solo, tutto questo lavoro, vai. Inspiro, vado, tirati bene in questo twist, fuori l'aria, torna. Inspiro, vado, tiro e ritorno. 2 volte ancora insieme, vai. Ultimo. Molto bene. Prepara il cerchietto tenuto a 2 mani sulla verticale. Prepara il piede destro dentro al cerchio. Entrambe le gambe tese, diciamo, sulla verticale. La destra sarà avanti. Andiamo a eseguire scissor. Tiro bene la gamba al petto. Devi fare una V, vedi, una tipo forbice proprio. Tanto si apre una gamba quanto l'altra rispetto alla verticale. Apro. Apro, su, mantieni pari pari le anche, quindi spingi bene avanti i glutei, approfondisci il girovita, apro, apro, su, apro, apro, è un molleggio molto controllato, non troppo, non tac tac, non troppo veloce, apro, mollo un po', riapro, riallungo un po', e ancora 1, 2, su e ancora 1, 2, cambio, piede sinistro in presa, gambe incrociate sinistra avanti, vai piano la prima, tiro, tiro, ritorno, tiro, tiro, ritorno, mento giù, approfondito l'addome, pari pari le anche, su e ancora tiro, tiro, su e ancora tiro, tiro sempre un po' di più, fantastico. Ora tengo tutti e 2 i piedi all'interno, fletto bene le ginocchia, ti sollevi con la testa e con le spalle e raggiungi nuovamente la posizione seduta nelle quali andiamo ad eseguire twist. Allora, entrambe le gambe sono distese con i piedi flex, tengo il cerchietto con la mano sinistra e il braccio destro proteso in avanti, palmo in dentro, ok? Se non riesci a tenere la schiena diritta e le gambe distese, fletti un pochino le ginocchia, ok? Ora, il bacino resta così piantato, nulla cambierà nell'assetto delle gambe e dei piedi che resteranno pari. Inspirando faccio leva proprio, vedi, con il braccio che si piega, tiro proprio, raggiungo il mio massimo twist e nel fuori l'aria cerco di ridurre bene il girovita, lo spremo per bene e mi allungo bene verso l'alto con la mia colonna e ritorno. Ancora. Apro, 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 resta, fuori, 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 allungati, allungati, allungati e ritorno. Ancora 1 e voilà. Dall'altra parte mi giro così vedi meglio da questa parte. Io avrò adesso la mia mano destra che resta in avanti agganciata al cerchio, braccio sinistro avanti con il palmo rivolto all'interno. Inspira, vado tutto a sinistra. Il bacino resta pari pari, forza nel braccio destro, fuori l'aria, resta e allungati, scava, 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 riduci il girovita, allungati, allungati, apri, 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 apri e piano ritorno ancora. Apro, 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 apro e ritorno, ancora 1, apro, 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 tirati bene, resta, fuori l'aria, fuori, fuori, fuori. Fuori e voilà. Rilasso in avanti un attimino il busto, giù, così. Molto bene, ci mettiamo sdraiate e prone, quindi fai oscillare bene le gambe indietro, trova spazio per rimanere prona, con le braccia oltretutto distese, quindi io mi metto in diagonale perché altrimenti non ci sto. Posizione neutra da prone, quindi pube in appoggio, ultime costole in appoggio, giro vita tutto forte, il risultato è che un filo d'aria passerà sotto la pancia, ok? Quindi vi ricordo, non è solo un risucchio la pancia in su, ma è tutto il giro vita che fa forza attorno alla colonna vertebrale. Inspirando, premo in giù il cerchietto, lo stabilizzo a terra, mi elevo un po' di più con la testa e con le spalle, con il petto, ma non perdo gli appoggi definiti prima, cioè pube e ultime costole. Il girovita è lì forte, forte, forte attorno alla colonna. E ritorno. Ancora. Il respiro mi aiuta. E ritorno. Su, 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 su. E ritorno. Su, 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 su. E ritorno, ancora uno. Su, 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 su. E ritorno. Fantastico. Esco piano da questa posizione, nel senso parlo delle braccia, ma rimaniamo ancora pancia in giù. Prendete il cerchietto a metà tra le due impugnature, fletti le ginocchia e posiziona le due impugnature di spugna a livello delle caviglie in modo tale che non ci diano noia, ok? Ora posizione prona ancora, neutra intendevo, quindi pube appoggiato, ultime costole, giro vita forte. I piedi li puoi tenere sia a martello, sia rialzati, sia a punta, un po' come senti meglio anche l'articolazione delle ginocchia, ok? Ora inspira, fuori l'aria, attivati nella powerhouse, quindi pavimento pelvico, approfondimento, ancora più lavoro nel girovita, avvicino gli ischi, avvicino i femori, quindi le tibie, quindi i piedi, quindi stritolo il cerchietto. Come abbiamo fatto prima, stabilizzo prima il centro del corpo per arrivare ad esercitare una forza all'estremità, quindi al cerchietto. Un bel respiro e fuori l'aria tutta, fuori, 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 dal centro. Devo percepire un pochino i femori che si avvicinano, non sarà di molto, i glutei sono contrattissimi, sento lavorare bene, bene l'interno coscia. E piano lascio. Ancora fuori, 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 fuori. E fuori, 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 fuori. Studia bene la posizione del corpo da prona. Ossigenati. Ora resta. Stringi moderatamente il cerchio, moderatamente i glutei, controlla la posizione, stacca di poco da terra le ginocchia e stringi 10 volte il cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop, fantastico. Con una mano raggiungi il cerchietto, stendi le gambe, ti posizioni, guarda il cerchietto sotto all'area del petto, così proprio a terra, in modo tale che le impugnature siano destra e sinistra in prossimità dei tuoi gomiti. Vai con i gomiti proprio a prendere le impugnature e li avvicini più che puoi in modo tale da creare già solo in questa posizione, non è una reale presa con le mani del cerchio ma dei gomiti, ok? In modo che nella posizione della sfinge, dove puoi tenere le mani così, vedi, con l'autostop in su, l'atomignolo in giù, da una parte stringo il cerchio perché lui mi aprirà un po' i gomiti, quindi stringo, li spingo in basso, vedi che non resto insaccata nelle spalle, anzi ti dirò di più, mentre tieni la schiena leggermente inarcata ma in autoallungamento e stringi il cerchietto mi fai proprio questo lavoro delle spalle. 1, su, 2, continua a stringere bene con il gomito il cerchio, 3, con i gomiti ovviamente, 4, giù, 5, giù. Attenzione, non è la schiena che molla, sono le scapole. 6, su, 7, su, 8, su, 9, su, fammi l'ultimo, 10, su. Fantastico. Torna con il cerchietto posto verticale, le braccia distese. Ripetiamo 5 volte l'estensione che abbiamo fatto prima, invertendo la respirazione. Quindi buttando fuori l'aria saliamo, inspiro si scende, ok? Preparati bene nella posizione neutra e mantienila non solo in preparazione statica, ma anche durante la dinamica dell'esercizio. Quindi inspira da giù, giù, fuori l'aria sali. Stringi bene il cerchio a terra, lo fai dalle scapole e scendo, inspiro. E ancora, fuori, 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 fuori. E... ultimo. Molto bene. Con l'aiuto delle mani poste sotto al petto, sollevi con la propria forza delle braccia il tronco e vai nella posizione di rest position, dove ti allunghi sedendoti con i glutei sui talloni, la fronte a terra e le braccia ben allungate in avanti. Lascia che la schiena si distenda. Tirati bene. E voilà. Muy bien. Ora siamo al neck pull. Non ricordo se l'altra volta l'abbiamo fatto, mi pare comunque qualche volta l'abbiamo già un po' improntato questo esercizio. Allora, vai con il cerchietto come fosse una sorta di aureola a mettere un lato del cerchietto proprio alla base dell'occipite. Con la nuca premi contro il cerchietto e con il cerchietto deve esserci una, diciamo, controresistenza, ok? Spalle giù, gomiti decisamente nel tuo campo visivo, gambe distese anche se, o anche un poco flesse nelle ginocchia, i piedi sono a martello. Inspira e nel buttare fuori l'aria lascia vincere la forza delle braccia, scendi, tira bene la colonna attraverso il collo e piano ritorno. E ancora, fuori l'aria, scendo, fai molta attenzione, valuta la condizione del tuo collo, se per caso senti un fastidio, un dolore che nasce, si irradia, sospendi, deve essere solo all'interno del range del benessere, dello stare bene. Ancora uno, fuori, 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 e voilà. Molto bene. Ci mettiamo sdraiate sul fianco. Andiamo a mettere il cerchietto fra le caviglie. Ancora una volta il nostro adduttore ringrazia. Ci mettiamo sul lato destro del corpo, posizione assolutamente neutra. Quindi andiamo a riferire i dettagli, spalla su spalla, in genere la spalla di sotto, ragazze, viene preparata alla lontana, invece falla un po' rientrare, ti sarà più facile mantenere questo spazio, questo filino d'aria sotto al fianco. Anca su anca, cerchietto sulla verticale, posso tenere pari, cioè i piedi a martello, inspira, espandendo bene la gabbia toracica, nel fuori l'aria mi attivo nella powerhouse, la risucchio in su, avvicino i femori, le ginocchia guardano proprio avanti, le tibie, arrivo a stritolare forte, forte, forte il cerchietto e quindi piano apro, inspiro. Ti ricordi in preparazione? Stabilizzo prima il centro e poi esercito una forza a livello della periferie, quindi al cerchietto. Inspirone e fuori, 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 stringi i glutei, arriccia il coccige appena appena in sotto, stringo, 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 piano apro, inspiro e di nuovo fuori, 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 piano, apro, inspiro e fuori, 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 fuori. Resta qui 10 secondi, bene la posizione neutra, bene l'allungo della schiena, 1, 2, 3, 4, le ginocchia guardano proprio avanti, 5, 6, 7, 8, 9, mi fai 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recupero il cerchietto, molto bene, mano a terra, con l'aiuto del braccio sinistro mi sollevo e cambio lato. Nel cambio vado a sistemare il cerchietto fra le caviglie, i piedi sono a martello, mettiti bene con spalla su spalla, anca su anca, gambe sulla linea del busto, buchino qua sotto, mettiti bene a posto, allungati un po', pensa che la mano che sta prendendo il collo lo vada ad allungare, ok? Mentre con i talloni vado a toccare due punti lontani, inspira e fuori l'aria, attivo prima il centro e dal centro arrivo a esercitare una forza incredibile al cerchietto, piano apro, respiro e ancora fuori, 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 piano apro, respiro, fuori, 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 ancora due, fuori, 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 ultimo, e qui resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recupero il cerchietto, lo appoggio un attimo, mano a terra, aiuta il corpo a salire in posizione, non ancora seduta, perdonami, stavo sdraiata, pancia in su, e vado a posizionare il cerchietto sulla verticale ma sotto la caviglia destra. Ok, muy bien. Allora, qui posso tenere il piede, diciamo, a martello, pari pari le anche, posizione neutra della schiena, inspira, butto fuori l'aria, mi attivo nel centro e quindi vedi quest'angolino qui fra gamba e pavimento, cerca di chiuderlo a partire proprio da qui, dall'anca, ok? E quindi vado a stabilizzare forte, forte, forte il cerchio contro il pavimento e piano apro, inspiro e ancora fuori, 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 stabilizza bene il centro e ancora due volte ancora, fuori, 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 stringi bene il gluteo, mantieni, 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 svuota i polmoni. Ancora fuori, 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 resta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, prova a fare 10 volte bounce dal gluteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riposo, voilà, dall'altra parte. Quindi aiutiamoci in caso con il cerchietto per andare a sistemare il cerchietto sotto la caviglia sinistra. Iai iai, ce la facciamo? Sì. Ok, leggermente flessa la caviglia del piede sopra, la vedi il piede leggermente a martello, pari pari le anche, neutra la posizione della schiena, mento giù, pari le anche, importantissimo, un respirone. Mi attivo nella powerhouse, risucchio in su di pavimento pelvico ombelico, giro vita, allungati nella colonna e chiudi bene l'angolo che separa praticamente la gamba dal pavimento, un triangolino che vado a chiudere dall'anca al piede e piano apro, inspiro, ancora fuori, 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 ossigenati bene. Fuori, fuori, fuori. Ultimo. Resta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 volte bounce. 1 dal gluteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà! Recupera il cerchietto con un virtuosismo, vai con l'aiuto del cerchietto stesso, raggiungi la posizione seduta, le gambe incrociate, questa volta sì, seduta, gambe incrociate. Mi allungo bene in alto con la colonna, tengo il cerchietto davanti al petto, tengo i gomiti fuori, le spalle giù, inspira. E fuori l'aria, chiudi con tutta la forza che hai il cerchio. Bene, resta qui. Ora avvicina e allontana i gomiti dal corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stringi forte, 7, 8, forza, 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 9, 10, voilà, cambia l'accavallamento delle gambe, rifo, gomiti fuori, inspira, stritola il cerchio più che puoi, vai 10 volte, gomiti giù, gomiti fuori, 1, 2, giù bene le spalle, 3, non accontentatevi solo di avvicinare, ma proprio toccare i lati del tronco, 4, 5, e spingere giù bene i gomiti verso il pavimento, 6, 7, 8, 9, ultimo, e 10. Molto bene ragazzi, voilà! Ecco, sentiamo tutti i nostri muscoli belli frizzantini, io vi ringrazio, vi auguro una bellissima giornata e presto passeremo al Pilates dinamico. Voilà, grazie ancora, un abbraccio.